La democrazia ha delle forme e se le forme non vengono rispettate, come è accaduto purtroppo in questo anno fin troppe volte, allora qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri di dire che il re è nudo, di dire che le cose vanno messe sul piatto e se serve dimettersi per affermare la verità ci si dimette e si affronta la realtà per quello che è. Noi non abbiamo paura. Noi abbiamo fatto nascere questo governo contro il senatore Salvini che chiedeva i pieni poteri. Qualcuno di quelli che adesso ci fa la morale allora era per andare alle elezioni e per consegnare Palazzo Chigi e il Quirinale alla destra antieuropea e sovranista, chiaro? Noi abbiamo combattuto anche accettando l'accordo con il Movimento 5 Stelle perché i pieni poteri a Matteo Salvini non li abbiamo voluti dare. Non consentiremo a nessuno di avere i pieni poteri. Rimane un grande problema: perché non si prende il MES? Cosa vuol dire il MES? Diciamolo in una forma più chiara per chi ci ascolta da casa. Più fondi per la sanità. Più fondi per la sanità. Più fondi per la sanità. Se siamo in emergenza servono più soldi per la sanità. Non prenderli per motivo ideologico è inspiegabile, ingiustificabile, irresponsabile. Irresponsabile non è chi porta le proprie idee, irresponsabile è chi porta le proprie ideologie contro la realtà. Noi non saremo mai dalla parte di quelli che vogliono più ideologie e meno realtà, tant'è vero che da subito annunciamo che voteremo a favore dello scostamento di bilancio, da subito diciamo che siamo pronti a votare per le misure sul Covid, da subito diciamo che in aula saremo dalla parte del governo, quale esso sarà, per il decreto ristori, perché secondo noi se chiudi un'attività devi dare i denari, soprattutto ai piccoli che se no muoiono. Soprattutto ai piccoli che non hanno possibilità di avere uno spazio di libertà, noi siamo pronti su questo a lavorare immediatamente, a dare il nostro sostegno, ma non siamo pronti ad essere come gli altri, quelli che per rimanere aggrappati a un proprio incarico di responsabilità fingono che va tutto bene. Andrà tutto bene se lo facciamo andare tutto bene. Andrà tutto bene se la politica fa il suo mestiere. Fare il suo mestiere non è prendere tanti like. Fare il proprio mestiere significa fare le cose giuste che servono ai nostri figli. Siamo pronti a dare una mano, siamo pronti a parlare di tutto, con tutti, senza ideologie. Non stiamo facendo niente di irresponsabile, stiamo dicendo che se c'è una crisi politica la si affronta nelle sedi istituzionali, non negli spot in piazza, non nei post su Facebook, ma ai tavoli politici, l'ultimo dei quali convocato il 5 novembre e non più andato avanti, o nelle aule del Parlamento dove dal 22 luglio chiediamo di discutere delle questioni legate al recovery plan. Se il Presidente del Consiglio immagina di sfidarci in Parlamento con i responsabili, magari prendendo anche qualcuno dei nostri, a me non risulta. Io però non grido allo scandalo, credo che sia un'occasione persa. Ora è il momento in cui tutta Italia abbia la forza di avere una visione per i prossimi anni, non di mettersi qui a discutere tra di noi, a cercare di rubacchiare un senatore agli altri. Ma se lei mi domanda qual è la posizione del gruppo dei senatori di Italia Viva, c'è qui il Presidente dei Senatori, io trovo molta convinzione e decisione nel chiedere che si faccia politica e si smetta col populismo. Quali sono gli sbocchi della crisi? Tocca al Presidente del Consiglio decidere. Noi siamo pronti a tutti i tipi di discussione. Ho messo soltanto il paletto di evitare l'alleanza con la destra antieuropeista in chiave ribaltone. Noi siamo pronti a discutere di tutto, di questo perimetro di maggioranza, se non c'è lo spazio per questo perimetro di maggioranza perché qualcuno non vuole, come ho letto ieri nelle email, nelle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, e c'è un governo con una formula diversa, siamo pronti a fare un governo, se ci sarà un governo istituzionale siamo pronti ad appoggiarlo, un governo con la stessa forma di maggioranza siamo pronti ad appoggiarlo, siamo pronti ad andare all'opposizione. A noi non interessa la nostra personale carriera, non ci interessa il destino politico, ci interessa il paese. Se noi non mettiamo i soldi ora per affrontare le infrastrutture, per sbloccare i cantieri, noi, i nostri figli non li avranno più questi soldi. È una finestra che si apre ora e non si riapre più. Il
Recovery Plan è una grande cosa, perché da 30 anni l'Europa non ci dava l'occasione di spendere, per i prossimi 30 anni non spenderemo più. Tra due anni questi chiudono diciamo, non chiudono soltanto la borsa, chiudono la finestra dell'opportunità. Lo capite? Che se noi non avessimo fatto quella polemica che abbiamo fatto, oggi avremmo un recovery plan approvato, nottetempo, senza alcun approfondimento. Ma dovreste dire grazie a Italia Viva. Dovreste dire grazie a chi studia i documenti. Abbiamo passato il giorno di Natale a approfondire i documenti, a mandare una nota a Gualtieri con 62 punti. Quando vi diciamo che il MES ha meno condizionalità del recovery plan, vi stiamo dicendo la verità. Poi veniamo accusati di dire cose che non sono cose opportune. A distanza di anni si scopre che avevamo ragione. Quando dicevamo nel rapporto tra Stato e Regioni le cose devono cambiare, ora ce ne siamo accorti che devono cambiare. Quando dicevamo che bisognava avere un piano di riapertura della scuola, ora ce ne siamo accorti che serviva un piano di riapertura della scuola. Quando dicevamo che ci voleva un grande investimento sull'economia sociale, ora ce ne siamo accorti quanto questo cambia la vita del nostro paese. Quando abbiamo fatto la richiesta a giugno di parlare di vaccini, che non ne parlava nessuno, ci siamo accorti quanto sia importante il piano vaccinale. Noi siamo questi, quelli che provano a dire le cose. Allora, il punto non è qual è lo sbocco della crisi. È a Matteo Iovano che dice qual è il tempo nel quale poter, quando è che potete immaginare di ricostruire. Per noi oggi non abbiamo problemi, siamo liberi, possiamo stare in maggioranza se ci vogliono, possiamo stare all'opposizione se non ci vogliono. Ma se ci vogliono, non è che ci prendono come segnaposto. Teresa Bellanova non sarà mai un segnaposto in vita sua. Se pensate che questa possa fare il segnaposto, non la conoscete. E quando ci mettiamo a lavorare, non ci facciamo prendere in giro. E lo stesso vale per Elena, lo stesso vale per Ivan, lo stesso vale per i nostri deputati e per i senatori. E se qualcuno dei nostri deputati e senatori non vuole stare con noi perché dice che siamo troppo attenti ai contenuti, che vada! Amici, come prima, siamo per la libertà. Ma finché facciamo politica non smetteremo di portare le nostre idee, i nostri contenuti. Lo capisco che non siete più abituati, ma è così che si discute in politica. E se c'è da parlare si parla in Parlamento. E se c'è da discutere si va nelle sedi istituzionali. Se hanno i responsabili, lo ha detto Teresa, buon lavoro. Secondo voi li hanno cercati? Sì. Secondo me non li hanno trovati. Non è detto che non li trovino domani. Ma il problema è, se si vuole andare a un governo, io lo definivo ieri un governo appoggiato, non lo definivo, che è meglio. Se si vuole andare a un governo che si appoggia sui responsabili, per noi che siamo sostenitori della democrazia parlamentare, è del tutto legittimo. Non vi è alcun problema, lo dico a Colombo, cioè noi non abbiamo nessun problema. Rivendichiamo la libertà di non farne parte. Perché se il governo è finalizzato al, lo diceva Ivan, immobilismo e non alla stabilità, not in my name, non col mio nome, non col nostro nome. Terzo punto, io non so se questa la chiamerete crisi o no. Mi piacerebbe che dopo questa vicenda si ritrovasse il gusto di studiare, di studiare, di studiare. Il fatto che si fosse pronti ad approvare il più importante documento della legislatura senza che chi lo ha scritto lo avesse letto, evidente segno che non l'aveva scritto lui, è imbarazzante non per Italia Viva, ma per i responsabili di questo modus agendi. Non si fa così, bisogna studiare le carte se hai l'alto, altissimo onore di rappresentare il paese. Si può fare un nuovo governo Conte? Noi non abbiamo veti su nessuno, né abbiamo pregiudizi su alcuno, né abbiamo la pretesa di spiegare al Presidente del Consiglio che cosa deve fare. Lui ha detto con guanto di sfida il 30 dicembre verrò in Parlamento. Fosse venuto anche quel giorno anziché stare in conferenza stampa non ci saremmo offesi. Andare in Parlamento non è una minaccia, non è una provocazione, è la democrazia.
Non è una concessione, non è octroyé, come dicevano i francesi del XIX secolo. È un elemento fondamentale. Quindi se il Presidente del Consiglio vorrà venire in Parlamento, ci troverà in Parlamento. A lui la scelta. Quello che deve essere chiaro è che come non c'è alcun veto da parte nostra, alcun pregiudizio, sia chiaro che sia per questa maggioranza, ove venissero confermati i confini di questa maggioranza, che per una eventuale forma diversa di maggioranza parlamentare, non c'è un solo nome per Palazzo Chigi. Chi dice o tizio o voto, lui sì che è irresponsabile. Lui sì che personalizza. Allora noi non abbiamo problemi o preclusioni, ma non siamo nemmeno quelli che si aggrappano a un nome secco. Noi siamo interessati a rimettere in moto l'Italia per i nostri figli, non a ottenere un incarico in più, e ve l'abbiamo dimostrato. Infine, e abbiamo davvero concluso, c'è una domanda che sta alla base di tanti commenti che sui social sono stati fatti in queste ore, ma anche che nelle vostre domande sono arrivate, e che è una certa narrazione a senso unico, purtroppo talmente monocorde da essere affermata a reti unificate anche questa, la narrazione, è quella: ma come si fa ad aprire una crisi durante una pandemia? Vedete, questa domanda, che è la domanda che risuona, in parte risuonata anche oggi, che sta dentro i dibattiti, che sta dentro i talk, perché si prende un applauso facile a dire, anche quando non ci sono gli spettatori. Quanto sembra saggio uno che con sguardo corrucciato incrocia la telecamera e dice: ma come si fa ad aprire una crisi durante la pandemia? La democrazia o è sempre o non è. Perché chi in nome della pandemia pretende di fermare il gioco democratico non sta bloccando la pandemia, sta bloccando la libertà. Non sta bloccando il virus, sta bloccando la politica. Non sta bloccando il contagio, sta bloccando la democrazia. A tutti quelli che dicono come si fa ad aprire una crisi durante la pandemia, noi rispondiamo: non vogliamo aprire la crisi. E siamo talmente liberi che ci dimettiamo. Che volete di più? Ci avete detto per un mese: voglio le poltrone, non si dimetteranno mai. Avete fatto i titoli, avete preso in giro le nostre ministre. In particolar modo prendete in giro alcuni di voi, le donne che fanno parte del nostro partito. Perché? Da un lato perché questo è l'unico partito che le donne le mette in prima fila con incarichi di responsabilità. E dall'altro perché prendere in giro le donne vi viene più facile nella vostra mediocrità. Bene a tutte e a tutti voi che avete preso in giro sugli aspetti fisici, sui vestiti. A Teresa sono partiti dal vestito il primo giorno al Quirinale, dal vestito. Fermi. Il punto fondamentale è che voi che ci avete preso in giro su questo, vi dovete rendere conto che qui avete delle donne che sono non soltanto libere e coraggiose, ma che vi dicono: durante la pandemia non è sospesa la libertà democratica. Allora, noi non vogliamo aprire le crisi, noi vogliamo risolvere i problemi. Noi vogliamo aprire le scuole, non le crisi. Ma se un governo è talmente fermo che rischia di cadere, perché si cade per mancanza di velocità, non per troppa velocità, è come una bici, cade perché non fa niente. Se il governo cade perché è fermo, noi rivendichiamo il diritto non di dare degli antidemocratici, non l'abbiamo dato a nessuno. Abbiamo rivendicato il rispetto delle regole democratiche. Non è alla persona, è al comportamento. Imparatela la differenza, perché è fondamentale. Noi su questo giochiamo la nostra credibilità e la nostra faccia. La nostra faccia l'avremmo persa se non avessimo avuto la forza e il coraggio di avere delle idee su cui combattere, per le quali combattere. Allora, volete risolvere questa crisi? Date più soldi alla sanità. Fate un progetto serio per costruire questo paese. Date una speranza ai giovani. Mettete in moto le energie migliori del terzo settore e del volontariato. Mettete finalmente in moto i cantieri e troverete Italia Viva al vostro fianco. Volete continuare a parlare di poltrone? Siamo gli unici che le poltrone possono lasciarle. Grazie a tutti, buona serata.